Ciao a tutti ragazzi, sono Artifex e benvenuti in questo nuovissimo episodio della della SexyCraft Edition, SexyCraft 1.8 Edition, ecco manco il nome della mia serie, mi ricordo. E allora, quest'oggi ci ritroviamo qua perché, per chi si fosse perso l'episodio 1, il primo episodio, in pratica eravamo qui perché in pratica cercavamo rifugio alla notte e ho fatto passare la notte molto molto in fretta, infatti me ne sono andato a mangiare e ho lasciato semplicemente il computer acceso qui. Mi avete scritto nei commenti tipo tantissimi feed, vi ringrazio tantissimo per questi bellissimi feed, tantissimi commenti, tantissimi achievement, incominciamo ad uscire da qui. E tipo, che ne so, ci sono stati anche achievement a commento multiplo, cioè in un commento più achievement. Intanto guardate che bellissimo questo canyon. C'era anche tipo un achievement che mi avete consigliato di fare una casa in mezzo al canyon. E comunque sarebbe anche un'idea carina. Comunque, una caverna. E comunque, sì, ho scelto quindi alcuni achievement che ho qui, qui sotto di me. E tipo, che ne so, aspetta, ne leggo uno. Tipo, fai tre case sullo stesso albero e collega con discese d'acqua di Ie Dragon. Oh, vabbè, non riesco a leggere mentre cammino. Ce l'avete presente? Oh, è difficile. Questo? Una caverna cleinosa. Canyonosa. Vabbè, lasciate stare la mia dislessia, perché questa è la dislessicraft per alcuni, invece per alcuni è la sexycraft, perché c'è Artisex. Sì, poi, che ne so, prova a costruire la zattera di Noè e tipo facci dentro tutti, ci mettici dentro tutti gli animali possibili. Io avevo... Vabbè, scusate ragazzi, i motori, un attimo chiudo il finestro. Ok. Ok. Che ne so, un'altra era, prova a costruire la zattera di Noè, quindi, o l'arca di Noè, e mettici dentro tutti i mob possibili e immaginabili, o una cosa del genere. E io avevo pensato che in pratica, dentro quest'arca di Noè, ci faccio in pratica tutte le farm di animali, tipo pecore, mucche, conigli, eccetera, perché anche altri achievement, comunque, sono tipo di fare le farm. Bello, bellissima questa mini caverna. Io ad esempio in questo momento tipo non so quello che sto facendo, io sto camminando tranquillamente perché non ho una meta precisa, vorrei andare più all'esplorazione veramente, vorrei trovare qualche bioma, qualche cosa figo. Soprattutto vorrei trovare un deserto, perché nei deserti di solito ho molto fortuna a trovare templi del deserto e villaggi nel deserto. E che ne so, poi un altro tipo, scrivi vicino alla tua casa, alla tua futura casa, la tua scritta in stile Hollywood. Tipo ce ne sono, me ne avete inviati veramente, veramente tantissimi. E li avete visti tutti all'inizio, infatti, tipo i primi 10 che ho selezionato. E ce n'era pure uno che era con la sfida. E tipo, trova una zucca e fa la farm entro la terza puntata. Se... no, entro la sesta puntata, ecco, non mi ricordavo. Se non ci dovessi riuscire, c'è una penitenza. Prendo solo una penitenza per 10 gruppi di achievement. E la penitenza era stare una notte fuori, senza armatura e senza riparo, con una spada in legno, o qualsiasi altra arma in legno. E ogni morte mi devo mangiare un kiwi, o ce l'avevo presente, un kiwi, con Nutella e succo di limone. Cioè il kiwi non lo mangio tipo da una vita. Però sono pure a dieta, quindi non vorrei mangiarmi la Nutella. Quindi cercherò di trovare quella fottutissima zucca entro la sesta puntata e farci subito una farm. Quindi dovrei fare subito la casa. Sì, comunque, vi ringrazio veramente tantissimo per tutti i commenti e l'affettuosità che avete dimostrato nel primo episodio. E sono veramente felice. Che cavolo è quella cosa? Io, cioè ragazzi, guardate che paesaggio. Io sono ancora nel canyon, è da 2 ore che parlo ma sono ancora nel canyon. E seriamente non so dove sto andando. Avvendiamoci allora verso quella parte, secondo me porta fortuna. E mi dovrei mettere a cuocere pure un po' di cibo, perché comunque non posso andare sempre a furia di carne cruda, perché prima o poi va, finisce. Anche perché abbiamo ucciso tanti maiali. È meglio se mi conviene mangiare, oppure meglio se me la rimango. Però cavolo, senza cuori, cioè senza cuociotti è brutta come cosa. E quindi sì, allora ragazzi, vi ringrazio veramente per tutti i commenti. Mi dispiace per quelli che non ho messo nella prima pila di achievement, ma sono quasi tutti segnati, cioè alla fine è lì. Vediamo qua. Che cosa c'è? Mettiamo una torcia un attimino. Un attimino, mettiamo una torcia. È qualche materiale, è il materiale nuovo. Ovviamente li metterò successivamente, probabilmente, gli achievement che finirò. Per esempio adesso ho messo comunque achievement un pochino più facili per la mia portata. Ci sono quelli che mi hanno scritto tipo raccogli 5 diamanti entro il terzo episodio. Cioè
Lo potevo fare la penitenza è tipo mangiare un peperoncino. Però sarebbe stato impossibile completarlo, perché ovviamente non ci scende in caverna subito. Vediamoci invece in questa caverna. Bella caverna, sì, mi è piaciuta come caverna. Quindi, allora, ragazzi, abbiamo, diciamo, finito di parlare dei vostri achievement. Li avete visti all'inizio, ne ho selezionati, mi sembra, solo 10 più una penitenza su un achievement. E vi ringrazio veramente molto. Per favore, non scrivetemi nei commenti altri achievement, perché per ora mi bastano quelli che ho. Quindi adesso solo commenti costruttivi e o distruttivi. Guardate quanti bei polli che ci sono in questo mondo, però. Mi fanno molto comodo i polli. Ma, aspetta, sì, ok, niente. Mi sembra di non aver attaccato le cuffie ad un tratto. Questo che cavolo è? L'andesite, perfetto. Mi sembra la diorite, che è stato di bestemmia. Ormai, tipo, per tutto il periodo di questa serie dirò che quel nome mi sapeva di bestemmia. Vediamo di trovare qualche cosa di utile, tipo anche cavalli, muli, pecore, galline. Tutti gli animali, voglio fare assolutamente l'arca di Noè. Cioè, quella cima mentre mi ha steso, mi ha detto, va bene, la devo fare assolutamente. Ho pensato, arca di... What the fuck is that? Quelli sono muli? Sono un branco di muli! No! Sono quattro muli! Cinque muli! Devo fare una foto, per forza. Mettetemi in posa. Zack, perfetta! Cioè, ragazzi, la perfezione in assoluto. Intanto ci sono queste pecore che mi danno pure la carne. È stata una cosa bellissima aggiungere la carne pure nelle pecore. Ok, procediamo verso quella parte. Mi piace quella parte. Fra poco dovrebbe arrivare la notte. No, no, ancora è passato troppo poco. Ancora sono passati 6 minuti, 7 minuti, quelli che sono. Non sto prendendo il tempo da OBS perché è messo a full a schermo intero, quindi sto prendendo tramite il timer che mi sa che accendere. Comunque, ho visto un deserto, era impressione mia. Intanto qua ci sono troppe galline, ce le devo uccidere tutti. C'era un achievement che in pratica, vedete, sopra, sopra, tipo al centro, che in pratica allora, era. O è. Comunque, vedete la mucca tipo al centro, o qualche cosa del genere. Tipo, ci sono achievement di killare certi mob, oppure raccogliere certe cose entro un determinato tempo. Oppure quello delle mucche che vi sto per dire. Che ad esempio, che coniglietto simpatico che sei. Muori! tipo, lol, ho sbagliato. Mi è scappato un tasto che non dovevo far scappare. Vediamo qua. Wow, che vicolo cieco. Ho sprecato tutte le torce. Mi secca prenderle, a dire la verità. Toh. Ciao, ve lo lascio qui. Sta facendo notte, sì, sta facendo notte. Dovrei cercarmi un riparo oppure farmi un rifugio, però va bene. Sì, va bene. Wow. Ok, devo cercarmi per forza qualche cosa. Devo farmi una casa, devo far prendere il legno. Comunque sì, vedete tipo le mucche, perché c'è un achievement che ho preso ed era uccidi 100 mucche. Mi piace troppo questo achievement. In pratica tipo metterò un contatore sopra delle mucche e... Ogni mucca, ovviamente, il contatore ne si abbasserà, ovviamente. Poi ne ho preso un altro, mi sembra che raccoglie 5 enderpearl entro il sesto episodio. E ne ho messo pure tipo l'icona delle enderpearl. Perché tipo faccio una cosa abbastanza figa, sì, mi piace fare questa cosa. Se l'avete presente, tipo c'era un gioco che se premevi triangolo ti mostrava tipo. Era per PlayStation 2, ti mostrava tipo tutte le cose che stai facendo, tipo gli obiettivi. Forse era Jak and Daxter o qualche cosa del genere. Io farò una cosa del genere. Ogni tanto comparirà questa cosa, tipo delle enderpearl, delle mucche. Peccato che non c'era quella delle galline, perché sennò più di 100 ce le avrei uccise. Ok, avventuriamoci. Oh, una savana. No, non me ne ero accorto. Mi piacciono le savane. Mi piace il legno di acacia. Mi piacciono le savane. E sta facendo notte. Questa è una brutta cosa. No. No. Una pozza di lava che brucia l'acacia wood? No. No, ti prego. Non bruciate. Non bruciate. No. Devo lasciare qui quel povero albero di acacia. Devo mangiare assolutamente. Cioè, io mi sto finendo tutto il maiale crudo, però. No, seriously, che cos'è questa? Una caverna che scende in basso, quindi no. Ragazzi, devo cercarmi una caverna assolutamente. Cioè, una caverna tipo dove anche tipo la chiudo e faccio una mini casa. Che cavolo è? Ok, niente. Nada, comunque c'era un creeper dentro quella caverna, non so se l'avete visto. Io l'ho vista a malapena. E wow, una fontana nel deserto. Una volta dissero che erano molto rare, ma per Artifex nulla è impossibile. E direi che abbiamo un po' di legno e costruiamoci una casa tipo qui. Qui, nella fontana, fanculo. Come va qua? Facciamo così. Sì, la facciamo velocissima. Cioè, in pratica mettiamo il letto,
una chest così almeno se moriamo, moriamo, se no nada. Cioè, ovviamente io non vorrei morire, però tipo lascio tutte le cose qui, così almeno se dovessi morire, muoio. Chissà perché, era questo. Ok, possiamo entrare, chiediamo l'entrata. Qui è tipo strano, comunque dobbiamo chiudere anche quest'acqua perché mi dà troppo fastidio. Perfetto. Ok, qui perché è tipo così strana la situazione? Tanto questo lo togliamo. Mi ha tirato una frizzata, una laggata. Sì, ah ok, perché questo qua è messo più esterno. Vabbè, lo possiamo semplicemente togliere. Ok, questo qua lo lasciamo così, che almeno ci dà almeno d'apertura e fa più figo. Ok, mettiamo il letto. Tanto nessuno ci dovrebbe sciottare da questa finestrella, no, infatti. Mettiamo la crafting table. Tac. Tac. Ok. E mettiamo. Dov'è? Ok, che cavolo devo fare? Ah sì, devo mettere il letto. Quindi, assi di legno. Lana, leg, perfetto. Mettiamo il letto qui. Craftiamoci una crafting table. Sì, vabbè, una chest, non mi ricordo. Cioè, non facevo una crafting table tipo. Sì, vabbè, una chest tipo da una vita. Cioè, ormai c'era la creative. Io facevo le chest con la creative. Mettiamo tutte le cose dentro la chest, così almeno se moriamo le lasciamo qua con un checkpoint. Un checkpoint. Perfetto, non c'è dentro più niente. Dobbiamo far entrare qualche cosa almeno di utile, tipo il piccone. Almeno è ancora buono. Perfetto. E la spada, vabbè, la spada e l'ascia di pietra si stanno rompendo, quindi è abbastanza inutile. Lasciamole qui. E cioè, lasciamocene nell'inventario. Noi abbiamo anche un bellissimo fiore. Dormiamo qua. Speriamo che non ci sono mob fuori. Che dormita. Mamma mia. Quando dormo qua, tipo. La pelle. Mi si di. Capito? Ok, andiamo a cercare qualche cosa. Là c'è uno scheletro, mi potrebbe anche uccidere. Andiamo a cercare. Qui c'è uno spawner. No, c'è un'altra caverna. Volevo cercare qualche cosa di utile nel deserto. Perché nel deserto, per chi non lo sapesse, mi offre sempre grandi quantità di spawner, di village NPC di tempi dei deserti. Perché chi si fosse visto la mia hardcore sa di per certo che ho molta, molta fortuna. Una mucca. Ho molta molta fortuna, sì, mi si era impiccicata la gola, quindi non potevo parlare. Ho molta fortuna nel trovare templi del deserto e villaggi NPC nel deserto, quindi. No, troppo buio. Volevo entrare qua sotto. Beh, vediamo. Grafica. È messo brillante. Stiamo scherzando, cioè, è così buia. No, mi volevo avventurare comunque in caverna per incominciare a cercare un po' di carbone, perché c'era tipo. Un achievement che era tipo fai 4 di carbone. Mi sembra che questo l'ho segnato come achievement. Mi raccomando, ragazzi, veramente non scrivetemi nei commenti altri achievement. Scrivetemi qualche cosa di utile. E, ho ricevuto un commento, cioè ho ricevuto tipo dei feed positivi sempre sul dissipatore della Cooler Master. Dicono che il TX3 è abbastanza silenzioso. Quindi, appena abbassa di prezzo, penso di comprarlo. Mi serve il carbone. Vediamo se. Oh mio dio, pipistrello di merda. Mi ha fatto prendere un infarto. Va bene, sono troppo buie queste caverne. Vediamo se questa è meno buia. Sì, è sempre abbastanza buia. No, no, non mi voglio avventurare. Non mi voglio avventurare. Mi avventurerò più in là. Intanto cerchiamo qualche cosa nel deserto. Se trovo un villaggio, GG. Se no, GG. Sì, stavo dicendo. C'era tipo un altro obiettivo, tipo finire un discorso prima di iniziarne un altro. Perché sono fatto così, tipo mi faccio prendere la recitazione, inizio un discorso. What the fuck is that? Perché è caduto un coniglio? Buongiorno. No, mi allontano di nuovo. No, no, ok ragazzi, no, basta. Cerchiamo di esplorare un pochino il deserto. Qui è impossibile, lì da farsi. Cioè, per ora è abbastanza difficile entrare dentro il coso, dentro le caverne, senza torce, senza picconi e senza armature. Mi devo mettere a nerdare un pochettino poi in off camera. Cerco un po' di ferro. E via proprio. E via. Sì, che cosa vi stavo dicendo? Ah, un altro achievement che mi. Sì, mi stavo dicendo intanto quello dell'achievement. Finire un discorso prima di iniziare un altro. Ma sai che è troppo difficile per Artisex completare un achievement del genere? Perché è impossibile che io finisco un discorso prima di iniziare un altro. Al massimo inizio un altro discorso, finisco quello e poi rifinisco di nuovo quello come ho fatto ora.
Sì, quindi sarebbe stato impossibile da completare per me, quindi non l'ho messo negli achievement. Aspetto, ho visto un villaggio NPC, ora è impressione mia. Sì, non ci credo che io ho così fortuna. Non ci posso credere. È quasi esperto alla fine dell'episodio, siamo arrivati a 15 minuti e 8, tipo qualche cosa del genere. L'ho letto ora nel cronometro. E wow, abbiamo trovato un villaggio NPC. Cose proprio mai successe nella mia vita. Guardate, sembra abbastanza grande, c'è pure il fabbro. I villager, vero, ora i villager tipo raccolgono pure il grano e altre cose, li ripiantano. Quindi GG l'hai fatto per me, scommetto. Perché loro si chiamano Gigi, tutti Gigi. Non ci credo. Non ci credo. Aspetta, tu mi stai dicendo che io ho trovato un villaggio NPC accanto al tempio del deserto? Mi stai forse dicendo questo? Mi stai dicendo che la mia fortuna è arrivata spropositamente, spropositatamente, tantamente alta? Intanto questo è del tocco di velluto 1, questo non è da sottovalutare. E wow, cioè abbiamo trovato un tempio del deserto pure. Però questo episodio è finito. Quindi andrò nel tempio nel prossimo episodio. Oh, abbiamo trovato tante cose belle nel fabbro. Mele, 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 mele. Intanto abbiamo trovato anche stivali e cose, gambali. Nel prossimo episodio quindi andremo ad esplorare il tempio del deserto. C'è un similculo mai l'ho avuto. Assurdo, questa serie mi porta fortuna. Questo Sid è veramente fortunato. E qualcuno mi ha scritto tipo nei commenti anche, mi dai per favore le cose delle canyon, le coordinate del canyon. E non so se ho fatto F3, se ho fatto F3 per favore valle a vedere, perché io non me ne ricordo, ho premuto di nuovo il tasto sbagliato al momento sbagliato, non me ne ricordo. Comunque ragazzi, allora per questo episodio fortunatissimo è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, esploreremo il tempio dall'interno. Quindi per questo episodio è tutto, lasciatemi sempre dei feed positivi, lasciate un like che mi divertono sempre e ciao ciao!